In Calabria il governo regionale incomincia a prendere una sua forma, a partire dalla composizione del Consiglio regionale, che con l'ultima proclamazione, quella della circoscrizione centro, è stato chiuso il discorso. Discorso aperto, ma come dicevo prima, che incomincia a prendere una sua forma la composizione della giunta regionale. E in questo caso la neopresidente, neoeletta e neoproclamata presidente Iole Santelli, ha tirato fuori dal cilindro una nomina a sorpresa, tra virgolette. Noi oggi di questo e di altro ne parleremo con il professor Spartaco Pupo, docente dell'Unica, politologo. Giusto, professore? Sì, grazie, grazie Grazie a per lei per l'invito. aver accolto nuovamente il nostro invito e benvenuto nei nostri studi. Grazie a voi. Insomma, questo nuovo governo regionale incomincia a prendere una sua forma, come ho detto, a partire dalla composizione del Consiglio regionale, che è stato, tutti i consiglieri sono stati proclamati. Una proclamazione che si è fatta un po' attendere in Calabria, visto e considerato il meccanismo un po' macchinoso, farraginoso, che ha dovuto osservare la commissione elettorale. Eh sì, in effetti c'è un po' di farraginosità che è relativa un po' al procedimento da seguire per la proclamazione degli eletti. E in verità questo non ha riguardato solo il governo attuale, cioè quindi il nuovo Consiglio regionale è uscito dal voto di fine gennaio, ma ricordo bene, riguardò anche la consiliatura di Oliverio. Per cui ecco, credo si tratti di una farraginosità che riguarda proprio la legge e che riguarda purtroppo anche i comuni superiori a 15.000 abitanti, perché anche in quel caso c'è poi una commissione che si insedia, nominata direttamente dalla Corte d'Appello, dal Tribunale, quello che è, per Il esaminare, conteggio, esaminare riconteggiare ed le eventuale schede, i riconteggio. verbali, eventuali ricorsi, eccetera. Per cui io non credo si sia trattato di una perdita di tempo di tipo politico, ma è solo esclusivamente dovuta alla farraginosità dei processi previsti Indubbiamente, in questi casi, insomma. indubbiamente. Poi se c'è anche una questione di ansia da parte dell'elettore, che specialmente in Calabria, siccome la Santelli rappresenta in qualche modo e ha rappresentato attraverso il voto questa novità anche in termini di scarto di voti rispetto ai suoi concorrenti, è chiaro che c'è una specie di ansia, di attesa per l'ufficializzazione del Consiglio, ma soprattutto per l'ufficializzazione, credo, della Giunta. Della giunta. La gente Senta, vuole sapere da chi sarà governata. prima di affrontare questo argomento vorrei ritornare un attimino sul distacco che c'è stato tra chi ha vinto le elezioni regionali e chi le ha perse. Un distacco che è sempre lo stesso in ogni competizione elettorale, per cui non c'è una coalizione che fa del bene, una coalizione che fa del male. I calabresi vogliono cambiare ogni 5 anni, non si riesce a trovare mai un presidente, una compagine politica che riesce a fare espletare il secondo mandato. Sì, questo c'è un po', ormai il voto calabrese ci ha abituati a una sorta di alternanza alla guida della regione, Un unicum ma tutto calabrese. negli ultimi 15 anni, insomma, prima non era così, c'è stato sempre un monocolore democristiano socialista, da quando la legge è cambiata, c'è un po' questa alternanza alla guida del governo. Devo dire però che la vittoria della Santelli in termini numerici è stata forse molto più forte, ecco, dal punto di vista dell'impatto rispetto a quella del centro-sinistra della scorsa elezione. E questo è dovuto a tanti fattori, insomma, la crisi irreversibile del centro-sinistra, la bocciatura di Oliverio da parte del suo stesso partito all'ultimo istante. Una serie di conflitti interni alla sinistra di cui senz'altro ha giovato il centrodestra, ma ovviamente c'era anche una sorta, perché i numeri dicono questo, se non altro, una sorta di bilancio fallimentare
della giunta uscente, che peraltro è stata certificata dallo stesso Partito Democratico non ricandidando il presidente uscente, cosa che non è capitata in nessun'altra zona d'Italia con riguardo al PD. Quindi Olivero è stato bocciato dal suo stesso partito. Questo ha influito enormemente, anche dal punto di vista dei flussi elettorali, della psicologia dell'elettore, sulla fiducia che è stata accordata invece al centrodestra, anche perché devo dire che il centrodestra questa volta si presentava anche con una compagine di liste abbastanza attrezzata. Beh, 6 contro 3. Sì, appunto, quindi il numero delle liste. La novità rappresentata anche dalla donna, perché sì, è vero, non è stata la prima volta, perché anche 5 anni fa si presentò la Vandaferro, però ecco, le aspettative della vigilia su Vandaferro non erano così rosee come invece in questo caso della Santelli. Perché si usciva da un governo di centrodestra, come ha detto lei qua. Esattamente, si pagava un po' anche lo scotto di quella che fu l'esperienza di Scopelliti, per come è finita. Non certo non sto qui a giudicare sull'operato di Scopelliti, ma finì in un certo modo con le dimissioni di Scopelliti, le indagini anticipate, quindi un po'. Quindi in questo caso, secondo me, ha pesato l'effetto donna. L'effetto donna è anche questa capacità che ha avuto la Santelli di presentarsi come la nuova governatrice di tutti i calabresi, non scendendo mai, non cedendo mai a delle provocazioni che pure ci sono state nel corso della campagna elettorale. Ha mantenuto sempre un profilo abbastanza alto, pacificabile e pacificato, e anche in un certo senso questo ha premiato, probabilmente perché l'elettorato indeciso alla fine, anziché credere al linguaggio populistico di altri candidati che erano lì insieme a Callipo a sfidare la Santelli, ha preferito dare la fiducia direttamente al centrodestra e alla nuova presidente. Nuova presidente o governatrice, mi piace più il termine governatrice, che sta incominciando a individuare, ad occupare le caselle per quel che riguarda la composizione della giunta. La prima, come è stato detto all'inizio, capitano ultimo, l'ufficiale dei carabinieri Sergio De Caprio, noto a tutti per le varie operazioni, per aver messo le manette ai polsi al boss Totorrina, assessore all'ambiente. Questo un annuncio è stato, a sorpresa, davvero. È stato un colpo, dal punto di vista anche mediatico, per come è stato presentato, ma devo dire, dal mio modesto punto di vista, si è trattato anche di un colpo di tipo politico, perché credo che soprattutto in quel settore specifico, quello dell'ambiente, dove, lo ricordiamo, insomma, le nostre città sono seppellite dai rifiuti che ormai arrivano ai primi piani dei palazzi, i nostri fiumi, ogni giorno c'è un'inchiesta sull'inquinamento dei fiumi, dei mari, delle nostre colline, dei nostri boschi, per cui credo che quello sia un territorio abbastanza minato per un politico, specialmente al sud, specialmente in Calabria, e un personaggio del valore militare, ma anche dell'affidabilità morale, da questo punto di vista, del capitano ultimo, sia una garanzia, da questo punto di vista. Cioè una garanzia non tanto per la giunta di centrodestra, una garanzia per i calabresi in generale. Voglio dire, la Santelli è partita con un piede ben preciso, che va nella direzione della legalità, perché il giorno dopo la proclamazione della sua elezione, la Santelli ha dichiarato che punterà tutto sulla legalità, addirittura ha dichiarato di voler provvedere alla videoregistrazione dei suoi incontri negli uffici della Regione. E quindi ha già dato questa impronta. Il primo atto immediatamente successivo all'insediamento è stato quello della nomina di un colonnello dei carabinieri, quindi di un militare che si è occupato di antimafia, che ha combattuto personalmente sul campo le mafie e che, attenzione, ha dichiarato
di voler difendere i calabresi da interferenze esterne e dalle mafie di ogni tipo, quindi facendo capire che non esiste solo una mafia nel senso di 'ndrangheta, ma esistono mafie di tutti i tipi, e che questo serve a liberare la Calabria e consentire ai calabresi l'autodeterminazione. Parole poche, ma significative da questo punto di vista. Però, molto significative. Però un militare alla guida dell'assessorato dell'ambiente, un militare alla guida della sanità, un militare alla guida di una delle agenzie regionali più importanti, quale l'AFR Calabria Verde, beh, qui c'è da dire che la politica sta perdendo di autorevolezza e di credibilità nella nostra regione. Beh, da questo punto di vista, questo discorso poteva avere una certa validità in altre zone del paese, ma noi siamo la regione che ospita l'organizzazione criminale più potente al mondo, che ha addentellati ben solidi con diciamo così spezzoni importanti della nostra società cosiddetta civile. Quindi diciamo, se ci fosse una politica degna di questo nome in Calabria, diciamo, ma non solo a livello di presentabilità etica, non parlo di questo, o di efficienza politica, sto parlando proprio di questo, di questa cappa che purtroppo esiste sul nostro territorio e che vieta ogni possibile spinta verso lo sviluppo. E questo è sotto gli occhi di tutti. Cioè, noi abbiamo proprio in questi ultimi mesi un procuratore capo che risponde al nome di Nicola Gratteri, che sta letteralmente bonificando le istituzioni calabresi. Poi ovviamente le sentenze ci saranno, la magistratura dirà l'ultima parola sulla verità giudiziaria, però è in atto una guerra, è sospesa proprio. In effetti è sospesa in Calabria la politica, ma non per colpa però né di Gratteri e né di Capitano Ultimo, è sospesa per una serie di situazioni che non stiamo qui ad elencare e che però per quanto attiene alla gestione della cosa pubblica merita personaggi diciamo completamente estranei, come nel caso del Capitano Ultimo, dai potentati locali. Ecco, qui su questa se ultima... non ci fossero i cumuli di immondizia ogni metro quadrato e se non ci fossero le nostre discariche a cielo aperto, probabilmente non sarebbe il caso di chiamare un commissario straordinario. E magari tanti interessi se non economici. Si morisse di parto in Calabria, non ci sarebbe il bisogno magari di un commissario per la sanità. Quindi voglio dire, è l'emergenza che fa, diceva Carl Schmitt, è lo stato di emergenza che dà origine al sovrano, mica la legge. Ma lo stiamo qui a dire, diciamo, a fare le note a piedi pagina a Carl Schmitt, stiamo però dicendo che la Calabria è in un pieno stato di emergenza. Ecco. E lo dicono le inchieste, lo dicono le indagini, lo dicono le cose. E di fronte all'oggettività, all'obiettività delle cose, io credo che l'onorevole Santelli abbia iniziato col piede giusto. Dove arriverà non lo possiamo sapere, però io saluto, personalmente saluto con favore la nomina d'assessore di Capitano Ultimo. Bene, su quest'ultima considerazione dobbiamo cedere la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A fra poco. Professor Pupo, dopo questa breve considerazione su questo primo assessore nominato dalla Santelli, innanzitutto vi ricordo a lei, ricordo a chi ci segue da casa che ospite in questa puntata di Pillole D, in onda su Calabria News 24 ogni giovedì sera alle 20:30, è ospite il professore docente Unical Spartaco Pupo, col quale stiamo facendo delle considerazioni in merito alla nuovo corso di questa nascente giunta regionale. Primo tassello, Capitano Ultimo, con una delega pesante, importante e con molta responsabilità. Però non finirebbero qui le sorprese della Santelli, perché per la cultura avrebbe pensato
in questo caso non a un militare, ma a un'astrofisica, l'astrofisica Savaglio, originaria della provincia di Cosenza, una figura ancora una volta non politica. Su questo non saprei dire, cioè gli atti ufficiali parlano solo del capitano ultimo, sul resto si scrivono tante cose, francamente non lo so. Certo, ecco, una cosa è il settore dell'ambiente, che merita un'attenzione particolare anche perché ha la capacità di influire mutualmente con gli altri settori del governo regionale. La presenza in giunta di un capitano ultimo non consente particolari manipolazioni o manfrine di esterne alla giunta stessa, almeno credo. Quindi è una garanzia anche di influenza rispetto a lei. Poi il resto io credo debba avere spazio anche alla politica. Cioè la Santelli vince con una forte affermazione di Forza Italia, che è questa la vera sorpresa, perché Forza Italia indietreggia dappertutto, fino ai minimi termini in Emilia-Romagna, ma in Calabria l'effetto Santelli e anche la qualità delle liste, devo dire io, trascina il voto di Forza Italia. Perché volere volare non c'è stata solo la lista di Forza Italia, ma anche le altre due collegate. Certo, esiste gli altri due collegate che hanno avuto anche un ottimo risultato, ripeto, per la qualità delle personalità candidate, professionisti, esponenti importanti, uno spaccato della società civile calabrese è importante. E poi c'è questa affermazione della Lega. Populista della Lega. Sovranista, di Fratelli d'Italia e della Lega. Sì, per la verità mi sorprende, benché si sia voluto in qualche modo attenuare, svalutare, sminuire, l'affermazione della Lega mi sembra abbastanza forte in Calabria. L'11% per un partito disorganizzato e alla prima esperienza regionale, perché è la prima volta che la Lega partecipava col suo simbolo e con dei candidati alle elezioni regionali, mi sembra un 11%, secondo per poco, per un soffio partito della coalizione di centrodestra, e beh, non è un dato da sottovalutare. Che la dice lunga anche sull'intenzione di Salvini, che tra l'altro è venuto diverse volte in Calabria, ha fatto visita anche con un vecchio modo di fare politica, che forse ha pagato, mentre altri hanno preferito i soliti salotti, i luoghi chiusi, degli inviti speciali. Lui invece ha incontrato la gente, il popolo, e lo ha fatto anche in territori abbastanza difficili dal punto di vista del voto, del cosiddetto voto di centrodestra, quale la Presila Rossa. Insomma, quindi si tratta di un fenomeno, questo della Lega, che a dispetto di chi lo vorrebbe del tutto estraneo alla realtà meridionale calabrese, invece, devo dire, tuttavia, sta prendendo corpo e lo farà, credo, in modo ancora più incisivo nelle stanze dei bottoni, come si dice, perché la Lega ha avuto una buona rappresentanza, diciamo così, ha avuto degli eletti che credo faranno sentire la loro voce. Quindi quando dicevo a proposito delle scelte, delle nomine, degli assessori esterni e interni, e la Santelli dovrà tenere conto anche delle esigenze dei vari partiti. Ora non lo so se un professore universitario rientra in questo schema o meno, e non si sa se debbano essere esterni o non esterni. Il discorso è ancora aperto, giudicheremo anche sui singoli nomi, per carità, non stiamo qui a bruciare nomi, non stiamo qui a giudicare sugli atti ufficiali. Il primo atto ufficiale è che c'è questo assessore che tra l'altro si dovrà mettere in aspettativa dall'Arma dei Carabinieri per accettare l'incarico, e che è un assessore, dobbiamo dire, con la maiuscola. Senta, rimanendo un po' sulla Lega, a parte questo exploit che ha avuto all'ultima competizione regionale, lei pensa, da esperto in materia del settore, che avrà la capacità creare nuova classe dirigente, creare un partito ben radicato sul territorio? Questo spetta ai dirigenti della Lega, spetta innanzitutto al partito, se vuole veramente nazionalizzare questo partito che è stato sempre a trazione nordista. I voti dicono che i calabresi, proprio per quell'onda di popolarità che ha espresso Salvini, hanno creduto in questo progetto. Quindi questo spetta ai dirigenti del partito. La Lega in Calabria è commissariata, non sappiamo se resta commissariata o meno. Il fatto che resti commissariata probabilmente è
indice di una volontà di vederci chiaro da parte del partito sulla selezione della classe dirigente. Io, diciamo così, posso dire questo: se la Lega riesce a mantenersi fuori dai vecchi schemi della politica calabrese e resti immune, se resterà immune, diciamo così, dalle infiltrazioni che pure potrebbero in qualche modo normalizzarla rispetto al sistema e al vecchio sistema trasversalistico della politica calabrese, potrebbe dire la sua, perché apre spazi di discussione pubblica del tutto nuovi. Per esempio, la questione dell'autonomia: se veramente la Lega volesse riprendere questo suo vecchio ma attuale cavallo di battaglia in Calabria, potrebbe essere per davvero un'occasione di crescita, perché si tratta del principio che ne dicano anche gli esperti, io dico la mia. L'autonomia è un concetto di tradizione liberale molto forte e che rappresenta una sorta di garanzia dal punto di vista e delle libertà individuali e dell'autodeterminazione di cui parlava proprio il capitano Ultimo, cioè l'autodeterminazione dei popoli che si ispirano al principio dell'autonomia nel momento in cui rivendicano il loro diritto ad autogovernarsi, cioè a scegliersi loro i propri rappresentanti, i mezzi di produzione della ricchezza, come gestire al meglio il proprio territorio e il proprio futuro. Se la Lega riesce a rimanere immune dalla vecchia politica dei politicanti calabresi e in qualche modo dà spazio ad una nuova classe dirigente, nel senso di risorse sul territorio spendibili anche a livello di professionalità, di non solo di facce nuove, ma anche di contenuti. Questo che attualmente appare come un contenitore può diventare una sorpresa anche in termini di elaborazione nuova di idee, di progetti. Perfetto, professore. Siamo sempre agli auguri, ecco, noi ce l'ha agli auspici, noi agli ce auspici, l'auguriamo, però, e l'auspichiamo. Ecco, siccome per la Calabria, il tempo sta per ormai terminare. Hanno vinto, la regione è governata dal centrodestra, in questo governo ci sta la Lega come ci stanno gli altri partiti. Siccome il tempo, stavo dicendo, è quasi alla fine. Certo. Un brevissimo passaggio su questo 29 marzo, data in cui ci sarà questo referendum confermativo o meno sull'abolizione di tot numeri di parlamentari. Io posso dire che si tratta di un referendum che arriva al voto e che è ineccepibile sul piano della forma e sul piano della costituzionalità. Qualcosa da dire l'avrei sul piano della sostanza, perché si tratta di un referendum che... Referendum che non ha bisogno di raggiungere il quorum, non ha bisogno, quindi probabilmente passerà, perché passa la vulgata populistica del taglio dei fondi alla politica, che poi sono il taglio al costo della democrazia, non della politica. Quindi il taglio ai costi della democrazia, che però è eversivo. Io lo dico, mi assumo responsabilità di quello che dico, perché è eversivo rispetto alla istituzione della democrazia come democrazia parlamentare e rappresentativa. Questo è un vecchio pallino del Movimento 5 Stelle che ideologicamente attacca le istituzioni democratiche rappresentative per instaurare un tipo di democrazia diretta, ispirata a Rousseau, così almeno per quello che abbiamo letto, che però Rousseau non c'entra niente, si rivolta nella tomba leggendo queste cose, che lo stesso Ginevrino, come è noto, diceva che la democrazia diretta, stiamo parlando di Barabba o Gesù, questa è la democrazia diretta, è applicabile solo appunto nei recinti dei piccoli territori, non certo negli stati. Quindi però smantellare il Parlamento significa in qualche modo lasciare la via vecchia per una nuova, che è un salto nel buio, ma siccome passerà, io dico che chi voterà no farà un atto di civiltà, perché è per difendere le istituzioni del nostro paese. Io questa la è un'opinione personale, io la ringrazio, ognuno ha la sua. La ringrazio certamente, professore, la ringrazio, grazie per essere stato ospite qui nei nostri studi e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Buon proseguimento di serata.